fa piacere questa diatriba che si è venuta a creare. Ha premesso che noi abbiamo una convenzione, meglio, un affitto, perché il rapporto tra noi e il comune è quello, correggimi se sbaglio, siamo di abbiamo in affitto. L'affitto con una convenzione sottoscritta, quindi con delle regole ben precise e scritte da rispettare. Il 19 di febbraio abbiamo ricevuto una richiesta da parte del comune per sto benedetto svolgimento del come nulla oste per Rinegro Amaro. Noi abbiamo girato questa richiesta all'esperto, perché non capivo che cosa volesse significare per il campo svolgere un concerto di queste dimensioni, e abbiamo dato mandato a Green Sport, spiegaci che cosa significa, perché devo rispondere al comune. Il 7 di marzo cominciano le vendite dei biglietti del concerto, 7 di marzo, quindi proprio a disprezzo delle, cioè a disprezzo di tutti. Il 19 marzo, quindi 12 giorni dopo che si sia iniziato a vendere i biglietti, Torsello ci fa la relazione. Noi il 21 marzo scriviamo al comune, alleghiamo la relazione e gli spieghiamo per noi, come per noi non è possibile far svolgere questo concerto, in quanto ci avevo preventivato una spesa di 150.000 euro. Da qua cominciano gli incontri con sto benedetto comune. Io ne abbiamo fatti 6, 7, 8, non so quanti, ma comunque tanti, almeno 5 li abbiamo fatti. Per fortuna eravamo sempre non meno di 8-9 persone. Io mi sono sempre presentato, io, Torsello, l'avvocato Pezzuto, il sindaco, come si chiama quello, il segretario, un'altra signora, il loro consulente, eccetera. Io, e qua se sbaglio correggimi, ho detto a lui, perché l'ho portato sempre con me, attenzione, assumi le tue responsabilità, io non voglio niente, non voglio andare nemmeno, non voglio una lira, voglio che tu mi devi tenere in condizione il campo per poter svolgere la mia attività, caso contrario ne paghi le conseguenze. Quindi le trattative dal primo giorno le ha fatte Torsello con il comune, e sono i primi incontri, si parlava di 60.000 euro, poi non so facciamo, poi arrivano a 40.000 euro, poi non so perché arrivano a 35, ma un problema su cui non sono mai entrato, ho mai chiesto una lira al comune io? E io non voglio niente, voglio il ripristino dello stadio così come lo teniamo. Il sindaco ha detto che lo stadio era in condizioni pietose, fagli vedere com'era lo stadio alla fine del campionato, lo vuoi far vedere? Un biliardo, noi avevamo, perché tutti l'avete visto quando abbiamo giocato, era un biliardo, un sindaco ha detto che era disastrato, e non solo, cosa gravissima, che deve stare attento e deve comunque cercare di riflettersi, di riflettere un attimino prima, addirittura ho osato dire che io ho voluto speculare per farmi rifare il campo a spese del comune, cioè come se io che spendo milioni di euro all'anno, seppur non leccese, che lui è leccese ma penso che prenda soldi piuttosto che mettere soldi, seppur non leccese, figurati se io dovevo andare a fare la speculazione di 10.000, 20.000 o 30.000 euro. Sono cose che sarebbero veramente ridicole. E poi io ho detto non ho mai fatto una sola richiesta. Ho detto non voglio sapere niente, vedetevela voi, datemi il campo in condizioni per poter salvaguardare gli interessi della squadra. Ho detto il primo incontro, il secondo incontro. Poi esisteva per convenzione l'obbligo da parte del comune di richiedere una fiduzione pari a 500.000 euro a coloro che dovevano utilizzare lo stadio, giusto? Io non capisco e non voglio, non sono un malpensante, io non capisco perché il comune ha disatteso nei nostri confronti a questo obbligo e ha favorito un privato non facendo rilasciare la fiduzione,
garantendo lui personalmente, penso davanti a tutti, dicendo no, non facciamo stare la fiducia, garantisco io, ha sempre detto. E io mi sono fidato la prima volta, mi sono fidato la seconda volta, mi sono fidato la terza volta. A un certo punto, fine di luglio, i lavori vanno avanti, ovviamente Orsero dice, guarda, io anticipo soldi, ho bisogno che mi date qualche pagamento, mi facciate qualche pagamento. Io non c'ero, ero fuori, stavo con la squadra, Torsello minaccia di incrociare le braccia, dice io non vado più avanti. Lei chiama il segreteria del sito, dice ragazzi, dice guarda, la questione sta in questi termini, quello mo minaccia, domani in giornale facciamo un polverone. Il sindaco mi chiama 200 volte, 300 volte, non lo so, io non vorrei. Parlo col sindaco e dice come la faccio? Non ti preoccupare, mandami la lista delle spese che io da qua, senza la mia presenza, faccio fare quello che c'è da fare e comincerò a mandare i primi 25.000 euro. Va bene, ancora una volta, chiama questo, non facciamo casino, abbia pazienza, dai, aspetta qualche giorno, mo ti fanno i soldi, me l'ha promesso lui. Ecco, diciamo al primo, credo il venerdì, l'ultimo giorno che stavo a mangiare con la squadra, perché lui tornava all'11 dalle vacanze. Questo è giorno 1, giorno 2, 5, 10, 11, 13, 14, non risponde più al telefono, non mi ha mai più risposto al telefono. Alla richiesta ulteriore sua di fermare i lavori, lei chiama di nuovo la segreteria. La segreteria gli risponde, questi rispondono alla segreteria, se volete 20.000 euro, quello è, prendere o lasciare. Che vi verseremo entro la scorsa settimana, ci impegniamo a versare 20.000 euro. Però questo copre tutto, al che ovviamente quando mi dice questo, ma siamo impazziti, di al sindaco, gli dissi, di chiamarmi. Qual è stata la risposta? Noi non chiamiamo nessuno. A sto punto che devo fare? Questo che dice, lo metto in difficoltà. Un sindaco che si risponde in quella maniera, io a lui sicuramente in mezzo alla strada o in difficoltà non lo devo mettere, però almeno che si assumessero le loro responsabilità. E abbiamo, quantomeno per fare chiarezza, indetto, e ho invitato lui, ma non per fare, come dice lui, la battaglia rusticana, no. Solo per, ho detto, fare chiarezza, perché è giusto che lui qua, tutto questo che lo stiamo dicendo, se non corrisponde a vero, avesse la possibilità di rispondere. Lui non l'ha fatto, mi invita, dopo il mio invito, a un invito privato da lui. E che vengo a fare per l'ottava volta da te? Per dirmi che? Non capisco. Che cosa dobbiamo fare? Ma adesso poi abbiamo scritto il problema. Non è, adesso mo, dice che manda 20.000 euro stamattina, va bene, manderà 20.000, e che serve? Perché ci mandi 20.000 euro? Oltre ai 35.000 euro più IVA da dare a Torsello, ci sono, quante è la lista dei danni? 10.000 euro di danni. Non ha proprio risposto i danni, quali sono i danni? Allora, ci sono i danni ai sanitari, quindi ai bagni, intasamento, hanno rotto anche dei sanitari, tutti i bagni intasati, quindi quelli che sono i costi per poter ripristinare il servizio dei danni, il servizio degli igienici, poi ci sono impianti, danni agli impianti elettrici, oltre ai danni che comunque hanno causato sul terreno di gioco con il passaggio dei vari... Che era assolutamente vietato quando fece il preventivo. Ma non finisce qua, perché nel frattempo lui dice dobbiamo sistemare la faccenda. Certo che io voglio sistemare la faccenda, ho cercato in tutti i modi, invece di stare qua a fare delle polemiche sulla questione del terreno di gioco. Infatti lui non deve dimenticare che grazie a lui e alla sua volontà di favorire dei privati che hanno fatto degli eventi lucrando, io ho dovuto, perché lui me l'ha imposto, non poter fare un allenamento, e noi non ci stiamo allenando, spostare la prima partita di campionato quando noi in piena emergenza con 7 ragazzi di non so dove avremmo preferito giocare in casa e siamo stati costretti ad andare fuori, abbiamo chiesto fuori, non ci alleniamo, che più dobbiamo fare? Per noi sono sacrifici. E perché il Lecce, l'Unione Sportiva, deve fare questo sacrificio? Perché? Perché il sindaco si alza la mattina e ha deciso che deve fare il concerto.
E l'interesse suo qual è? O del comune? Qual è? E oggi dico al sindaco pubblicamente, mi spiegasse come dobbiamo risolvere il problema. Adesso mi ha dato i 20.000 euro. E gli altri 20, 25, 30 che occorrono, che devo fare causa. E questo che io temevo all'inizio. E non volevo farlo, te lo ricordi? Non volevo farlo. Sono stato costretto adesso. E perché? Qual è l'interesse del comune? Per creare tutti questi disagi all'Unione Sportiva Lecce. Io quando sono arrivato il primo giorno qua che ho comprato l'Unione Sportiva Lecce, sono andato sul comune, non come si usa fare in tutte le parti del mondo, andare prima a dire cosa mi dai se ti prendi il Lecce. Io non mi sono mai permesso di chiedere niente, zero. Zero ho chiesto io al comune, ma ho chiesto semplicemente di non essere danneggiato, e hanno tentato in tutte le maniere di danneggiarci. Poi non sono leccesi, benissimo, ma perché lui non ha trovato, non si è messo i leccesi al posto mio? In mano a lui la squadra, se non arrivavo io, ve lo dico, stava in terza categoria, quello è quello che avrebbe fatto Perrone. Perrone, niente di meno, un sindaco che pensa di candidare Lecce a capitale europea della cultura e ha un sindaco che parla di leccese e di barese. Noi Lecce, ma quale capitale della cultura dovete essere voi Lecce? Del settimo mondo potete andare a fare la capitale con un sindaco del genere. E comunque ho detto, a me lungi, però io basta, questo è lui, ecco. È l'ultimo momento in cui io parlo del terreno di gioco. Da questo momento detto, parlerà il terreno di gioco. Io devo pensare a giocare, noi andremo avanti, garantiremo che le partite si faranno là, a costo di mettere i soldi miei, poi farò causa al comune, vedremo. Torsello non avrà problemi, perché è giusto che non abbia problemi, visto che ha lavorato il mese di agosto, ferragosto, tutti, quindi mi sembra giusto. Il comune non vorrà pagare, vabbè, dici però io, poi vediamo. Se per vie legali, e non so se riusciremo ad avere ragione, perché purtroppo abbiamo fatto tutto sulla fiducia. Quante volte l'avvocato Pezzutto diceva scriviamo e lo prendevano in giro? No, come, non vi fidate alla parola del sindaco? No, assolutamente no, è un sindaco che la parola non la mantiene, con noi non l'ha mai mantenuta.